avuto la pianta di progetto, quello messo tutto in un concorso europeo, e non è cambiato. No, sono cambiate solamente i tempi, nel senso che purtroppo sono passati molti anni e questo progetto non è stato in qualche modo portato avanti negli anni scorsi, quindi la nostra idea è quella di ripartire dal progetto che fu fatto all'epoca e finalmente dare le gambe per andare avanti. Una delle brutte cose che accadono a Roma è che ogni volta si cambia sempre idea e si comincia sempre da capo. Noi invece siamo voluti ripartire da un bellissimo progetto che è stato fatto a tempo e che poi è stato in qualche modo fermato. Grazie assessore, torneremo da lei. Prima di chiudere questo primo collegamento però vorrei parlare con il vecchio precedente assessore all'urbanistica Giovanni Caudo, oggi presidente della commissione PNRR. Non è cambiato niente, quindi il suo sogno forse avrà altre gambe ma andrà avanti. L'assessore Roccia ha il compito di guadagnare gli ultimi 5 anni che sono stati persi in niente. Il progetto è stato consegnato nel 2016 da Paolo Di Bonato del concorso europeo. Siamo nel 2022, sono passati 6 anni e sostanzialmente è rimasto quello. Ho perso un sacco di tempo dal punto di vista procedurale, perché è stato fatto un concorso per la progettazione di spazi pubblici che non c'era bisogno, che erano già progettati dalla Migliano. In ogni caso adesso l'assessore ha tutte le carte in regola per poter prendere questo progetto.